Gossip, Luca Bizzarri, Ludovica Frasca, addio matrimonio. Luca Bizzarri e Ludovica Frasca si dicono addio? Le indiscrezioni di Gossip in questi giorni sono diventati sempre più pressanti in merito alla crisi che stanno attraversando il comico Luca Bizzarri e l'ex velina di Striscia Ludovica Frasca. Le prime notizie riguardo ad alcuni ripensamenti circolavano quest'estate ma erano soltanto voci di corridoio. Adesso pare che i due si siano detto addio. I gossip sulla crisi di Ludovica Frasca e Luca Bizzarri. Le indiscrezioni riguardano una separazione e lo zampino potrebbe essere l'arrivo di un'altra donna. Sì, perché l'amore ci li lega da 3 anni tra alti e bassi, sembra finito per colpa di un'altra donna. Si erano conosciuti durante una cena tra amici e da lì era cominciata la storia d'amore. Una relazione di 3 anni non senza ostacoli, soprattutto in famiglia vista la differenza d'età, erano da poco andati a convivere scatenando subito il gossip delle nozze imminenti. Le rivelazioni di Ludovica Frasca sul tombeur de femme Luca Bizzarri. Era stata lei, Ludovica Frasca, a confessare al settimanale di più il suo primo incontro con Luca Bizzarri. L'amore verso il compagno, il primo incontro e i problemi, poi superati, di quei 22 anni di differenza d'età. Se per lui è stato un colpo di fulmine, spiegava poche settimane fa, per lei c'è voluto più tempo. Ho capito subito che il Luca che avevo di fronte, era diverso dal Luca, che tante volte avevo visto in TV e di cui avevo sentito parlare. Il suo interesse nei miei confronti era autentico, rivela al settimanale. Avevo pure paura che se ci avessero visto insieme, avrei fatto la figura di quella che si mette con un uomo famoso solo per avere visibilità. Luca Bizzarri infatti è noto nell'ambiente dello spettacolo per essere un tombeur de femme. Prima di conoscere la velina Mora, era solito farsi vedere con tante donne. Ma quando conobbe Ludovica mostrò interesse autentico verso di lei. Quando hanno iniziato a frequentarsi hanno capito di avere molte cose in comune, tra cui l'allergia per la vita mondana. Altro che aria di crisi tra Luca Bizzarri e Ludovica Frasca. Già da questa estate circolavano gossip di una crisi tra i due. Sono mesi che non pubblicano più foto insieme. Lei in vacanza da sola o con le amiche, tra Marocco, la Sicilia e la Grecia. D'altra parte Luca Bizzarri è molto impegnato sul lavoro, tra camera caffè, quelli che il calcio e, soprattutto, il prestigioso incarico di presidente del Palazzo Ducale di Genova.